Ci siamo, ho sentito lo stem. Siamo in diretta. Ciao a tutti ragazzi, sequenza 02 sempre più in molleggio. Come state? Tu come stai, Giacomo? Io sto benissimo, anche perché ho la sedia, è brutto chiamarla sedia, la poltrona nuova, che ha questa funzione stupenda che fa così, guarda. Ma io la so di quella poltrona, Giacomo. Hai capito? Questa è comprata con i soldi dell'AdSense, ovviamente. Ho aiutato a scegliere il colore di quella poltrona, tu neanche lo sai. Ah, hai capito? Hai scelto verde perché è il colore dei soldi, ovviamente. No, perché l'altro era arancione fosforescente, non era un granché. Ah, però si abbinava con la mia sovraimpressione. Che puoi tra l'altro cambiare. Ok, benvenuti a tutti a Sequenza 02, nuova puntata, visto che la scorsa settimana abbiamo fatto i cattivi ragazzi e non l'abbiamo fatta, mea culpa. No, colpa un po' di tutti e due, io devo festeggiare un compleanno. Io cerco di prendermi le colpe in modo eroico, ma vedo che tu proprio no. Sei troppo no, buono, Giacomo. Sono troppo buono, è il mio difetto. Pecchi di bontà. Questa sera abbiamo Tia degli Useless qui a parlare un po' di lui, ma prima aspettiamo come al solito quei 2-3 minuti in modo che la gente entri, inizi a insultare, le solite cose, insomma. Ricordiamo che potete interagire con noi tramite la chat del video di YouTube, che Google ha indebitamente nascosto in basso a destra del video. Penso che l'abbiano rimesso sopra, però. Sì. Credo di sì, almeno fino a ieri si rivedeva di nuovo in alto a destra. Comunque, vi ricordiamo che questa non è una live tecnica, nel senso che se volete fare domande tecniche, magari aspettate di solito il martedì per fare domande su reflex, microfoni, eccetera, eccetera, perché questa è la serata più relax, si chiacchiera in tranquillità. Questa sera abbiamo Mattia, alias Tia, per parlare di quello che fa lui su YouTube, dei suoi progetti futuri, di come ha iniziato la sua, chiamiamola, mi piace dire, la sua carriera da YouTubers. E poi magari vi faremo anche qualche spoiler sul corto che abbiamo girato. Vediamo come va. Bene, direi che siamo pronti per cominciare. Quindi sigla, se ci riesco. Ci riesci. È iniziata, ufficialmente la puntata è iniziata. Mi commuovo sempre. Quando senti la sigla, ti commuovi. Mi commuovo sempre. E tra l'altro, non ne abbiamo parlato, ma tu lo sai che ieri ho fatto l'intervista per una radio in cui ho parlato di Sequenza 02 su una radio vera. Quindi Ah, è è vero! bello come, cioè, uno parte con una web radio e si ritrova a essere intervistato su una radio vera della propria web radio. Tra l'altro ha Questa una radio di Catania, se non erro. no. Sì, che si chiama, aspetta, perché ce l'ho qua, ma adesso ve lo Perché rimedio il loro nome. fanno pubblicità a noi ovviamente dobbiamo Certo. fare pubblicità a loro. Tu vai avanti che ci metto. Intanto inizio a parlare magari con Mattia, alias Tia, oppure come vuoi essere chiamato. Sì, direi che potrebbe andare bene uno qualunque dei due, Oh, non è male. ok, allora vado col tuo nome d'arte, Tia. Intanto perché Tia? Perché c'erano troppi Mattia nel vostro gruppo? Perché sì, nel senso che in realtà nasce da un adesivo delle palle che ho sulla macchina da anni e anni, che ho scritto il Tia, e quindi da lì poi quando è nato YouTube è diventato Tia anche lì. Io nel frattempo con tutto il computer mi si sta bloccando. Ci abbiamo sentito un attimo Non un'indecisione. toccare più niente perché adesso ti sentiamo. Abbiamo sentito No, la no, no, voce ma robotica, ma si è capito tutto. E infatti io vi sento, ma ho tutto fermo. Lascia tutto fermo, non toccare più. Togli Perché le mani dal tengo mouse. fanculo, ecco. Non Ma io direi. Forse sono i vedo famosi niente. aggiornamenti Java o di Flash che si fanno da soli, quelli che partono a tradimento quando meno te l'aspetti. Questo è il bello della diretta. Potrebbe essere, però intanto ti è diventato È tutto statua. bloccato. Benevento sei più. La statua di Tia abbiamo qui. Ok, che lo vediamo un po' a scatti, ogni tanto lo sentiamo. Vabbè, nel caso in cui lui stia morendo e ritornerà sicuramente fra qualche minuto, prima di comunque parlare Ok, di sì. ok, c'è,
Comunque dicevo, guardatevi il suo canale che lo trovate gli Useless su YouTube, quindi capite se non lo conoscete un Sono po'. tornato. Ok, ci sei, mi senti? Pronto? 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 È tornato, speriamo che ci senta. Intanto gli Ti sento di facciamo. nuovo, sì. Esatto. Ok, Ok, noi ti perfetto. sentiamo. Ragazzi, Problemi ciao. tecnici, ci senti? No, noi ti sentiamo, tu non ci senti, probabilmente dovrai riavviare la Hangout. Adesso vi sento. Ok, Ci adesso ci senti? senti. Sì. Ok. Perfetto. Questo perché non hai Vi la stessa sento. connessione del tizio qualunque, che lui No. viaggia a 1000 megabyte. Dicevi la Comunque, connessione diretta con la NASA. Ti ha anche un altro canale che è Tia Speaks, dove fa anche delle live molto interessanti. Io, ad esempio, penso un paio di settimane fa, correggimi se sbaglio, ho seguito una live dove presentavi un nuovo progetto in realtà che stai per attuare con un tuo amico Esatto. barra collaboratore, ed è un Esatto. portale. Poi adesso io faccio un'introduzione con quello che ho capito, poi magari aggiungi tu quello che pensi che io mi sia dimenticato o se ho sbagliato qualcosa. Un portale che parlerà principalmente di tutorial per quanto riguarda la grafica non solo, diciamo, tu, se non ho capito male, ti occuperai della parte di Photoshop, e il tuo collega amico che adesso poi ci presentirai si occuperà di disegno digitale. Esatto, direi che hai capito. C'è questo Yeah! progetto, vai! C'è questo progetto in fase ancora ovviamente di aggiustamento. Abbiamo attivo il blog, il Twitter, il Facebook, le cose basilari, insomma, dobbiamo solamente cominciare a attivarci. Vorrei questa cosa trattare appunto fotografia, Photoshop e disegno digitale, quindi il lato di Photoshop relativo al disegno e non alla modifica, perché voi direte ce n'è già di queste cose, ce n'è già in Italia, c'è, come si chiama, quello che mi hai linkato tu Total Giacomo, Photoshop. Total Photoshop, che per carità è un bellissimo, non voglio fare brutta pubblicità perché sono No, molto ma bravi, sono dei figurati. professionisti. Il problema, secondo me, o almeno quello che manca, è che non c'è un lato umano in questa cosa qua. Io lo vorrei trattare più come canale YouTube. Essendo io nato su YouTube, vorrei gestirla un po' più come un canale YouTube, quindi con molta più interazione con le persone. Capito. Ovviamente io appena ho saputo di questo progetto mi sono fiondato, perché avendo imparato poi la maggior parte delle cose che so, sia su After Effects che Photoshop, che tutte queste cose qui, da un portale tipo appunto Total Certo. Photoshop, e sapere che esiste, ce ne fosse un altro in preparazione, che comunque magari sarebbe stato più a dimensione umana, che è una cosa che io gradisco molto, anche se poi ti dico, ho avuto possibilità di incontrare dei ragazzi, delle persone che lavorano su Total Photoshop, e comunque ho visto una grandissima disponibilità da parte loro a rispondere alle domande, eccetera, eccetera. Solo che effettivamente il distacco che si crea tra Sì. una figura professionale e un ragazzo è sicuramente, viene naturale, no? Io mi rapporto a te in un modo completamente diverso, perché ti vedo adulto, ti vedo professionista nel tuo settore, ti vedo magari anche in un certo senso Esatto. affermato, e quindi alle volte ho anche un po' di timore nel rapportarmi con te, quindi apprezzo ancora di più l'idea in questo caso. Rick, tutto bene? Che stai facendo? Sì, sto scrivendo a un po' di gente, diciamo, esagitata nei commenti, di darsi una calmata, altrimenti li blocco semplicemente, Tra giusto l'altro, così. un'altra cosa che manca, secondo me, sulla maggior parte di queste cose, tipo Total Photoshop, eccetera, eccetera, è che normalmente quando si cerca un tutorial per fare, che ne so, faccio un esempio caldo di una cosa che mi viene in mente, realizzare il disegno di una foto, tracciando, eccetera, eccetera, solitamente ti dicono, ok, apri Photoshop, importa l'immagine, clicca qui, clicca qui, clicca qui, scrivi 12 nel valore, fatto. Ovvero, ti dicono esattamente i passi da fare e effettivamente se tu li fai funziona, ma chi segue un procedimento simile, se non ha una base di conoscenza, dice: Ok, è venuta, ma che cavolo ho fatto?
non impari a usare quindi Photoshop. diciamo che mira più al ragionamento che c'è dietro Il perché delle cose, esatto. questo è molto interessante anche perché chi è curioso da un tutorial poi riesce a estrapolare diciamo il vero significato e quindi poi a riapplicarlo in diversi contesti, ma chi si ferma alla Esatto. superficie molto spesso poi non sa applicare quello che ha imparato in altre condizioni. Quindi sì, Vero. ancora maggiormente aspetto con ansia i primi tutorial per farvi le domande cattive, ovviamente. Ovviamente, per dimostrare la nostra impreparazione chiedendo cose allucinanti. E come si chiama il ragazzo che lavora con te? Perdonami che mi sono scordato. Julien. Julien. Ok, perché Julien, non era che è un un nome semplice. ragazzo. Esatto, è un ragazzo che non ha mai fatto niente su YouTube, o quantomeno ha fatto cose molto basilari, non si è mai impegnato, insomma, su YouTube o altre cose simili, ma l'ho conosciuto al liceo. E tra l'altro è stato un incontro molto alla manga, nel senso che l'ho trovato che disegnava seduto su delle scale e mi sono fermato a guardare perché è veramente molto bravo. Infatti, sono contento finalmente di riuscire a fare qualcosa insieme a lui. Bene, io vedo ancora un po' di gente che chiede di te perché magari sono entrati adesso e non sanno. Ti chiederei se puoi di mettere nella barra di sovraimpressione magari il nome esatto del canale. Dovrebbe esserci Useless Production? Sì, Ok, sotto è scritto Useless quindi Production. ragazzi, guardate lì nella barra che compare, c'è il nome del suo canale, e così potete vedere un po' i suoi video. Hai fatto con gli Useless video principalmente comici, direi. Sì, comico nonsense. Comico nonsense, probabilmente il più virale è stato quello delle. Il più virale direi che è stata la YouTube Dance. Ah, Ah, ok. anche quello dei meme, anche quello dei meme. La YouTube Dance in realtà è stata quella che ha fatto più visualizzazioni assoluto, che è una vergogna avere quel video come più visto. Si sa che certe volte non è il video qualitativamente migliore che No, diventa virale, quanto più no. YouTube che balla. Esatto. Però. È YouTube questa, la conosciamo. Quindi, Giacomo, tralasciando le domande tecniche sull'audio che ti fanno, Allora, direi intanto che. rispondo a Giacomo Mondino e gli dico che ci sentiamo su Facebook per queste cose, che sicuramente facciamo prima di non fare questo tipo di domande in live, ha un po' poco senso visto che sono conversazioni private. Scusate ragazzi, scusate, vi interrompo perché mi si è impallato e non riesco a mettere il nome, quindi devo chiudere e riaprire per forza. Allora, Un problema della diretta. ti aspettiamo. Siamo Arrivo subito. sempre qui. Nel frattempo, salutiamo tutti quelli che sono entrati. Saluto Matteo Floyd. Saluto Pintamimundo Art. Ha un account su DeviantArt questo ragazzo? Adesso lo chiederemo a Tia quando rientra. Anch'io sono curioso di vedere i suoi lavori. Allora, cioè, domande tecniche. Saltiamo. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Beh, Ecco. vedo. Insomma, so anche che c'è Richard HTT che ci sta guardando e ha paura. Che sarà ospite la settimana prossima. Giovedì Ancora prossimo. giovedì prossimo, che giorno è? Fammi controllare l'agenda. È Oh. il 22. 22, ok, perfetto, lo scriviamo. Eccomi qua. Rieccolo. Ma è stato bellissimo perché ti eri bloccato, era rimasta l'immagine ferma e sei ripartito praticamente dalla stessa posizione. Abbiamo visto Spettacolo. questo effetto speciale, stupendo. Ok. Sono arrivate le prime curiosità sul tuo, anzi sul vostro progetto e ti chiedono, poi vabbè, magari poi ti potrai informare anche attraverso Julien, ti chiedono se questo ragazzo ha un account su DeviantArt o se si può vedere qualche lavoro. Sono Credo di sì. Adesso, mentre parliamo, andrò a cercare per linkare qualcosa. No, non lo fare, esploderà tutto. Si blocca tutto. Ok, adesso dovrebbe vedersi nella mia barretta il nome del canale e il link. Yes. Perfetto. Ok. Intanto voi continuate pure con le domande, insomma, se prima c'era il discorso di farle alla fine, ora diciamo le inglobiamo. Non so se avete notato per chi ci seguiva dall'inizio che sequenza 02 sta prendendo una piega sempre più chiacchierata, tranquilla, e, insomma, è giovedì, fine della settimana, siamo tutti un po' più Sì, tranquilli. è una situazione tranquilla.
è gioiosa. Poi, a meno che non ci siano scoop sensazionali che magari Tia ci può dare, nel senso, una domanda che mi ero preparato, tra virgolette, da farti, volevo capire com'era nato il progetto degli Useless e come pensavate di portarla avanti e che cosa c'è. Se avete progetti, perché io sento sempre parlare Francesco, seguo spessissimo le sue live e comunque siamo magari in contatto ogni tanto anche su Facebook e vedo questa attività un po' ferma. È un peccato anche perché comunque il canale è visitato, no? Sì, decisamente, nel senso che noi siamo al momento ufficialmente, quindi come video caricati sugli Useless, siamo fermi da praticamente un anno per vari motivi, principalmente dei miei problemi che mi hanno tenuto qualche mese lontano dal web. Ed è un gran peccato perché abbiamo avuto una bellissima risposta da parte dell'utenza di YouTube, nel senso pur non caricando ancora adesso continuano ad arrivarci 150-200 iscritti al mese, che sul mondo YouTube, sapete, non sono pochissimi, insomma. Quindi c'è l'idea, ci sono tantissime idee già scritte, alcuni pezzi di video girati, alcune collaborazioni in preparazione, cose simili. Quello che manca è sempre il tempo di mettersi insieme. Il problema è grosso è che, essendo un canale di 3 persone, a differenza di essere in due o da soli, ancora meglio, bisogna sempre trovare l'occasione in cui tutti e tre sono liberi. Ed essendo 3 studenti universitari, questo vuol dire mai. Ovviamente, Già. Rick, oggi ti vedo un po' zittino. No, perché quelli c'è un tizio che sta continuando a spammare, ma già da ieri, Ah, quindi. è il tipo della 550D che Esatto. No, regala. mi esatto. Però mi faccio Allora. perdonare perché è arrivata la domanda cattiva e velenosa che mi sento di annunciare così. Il tizio qualunque dice che Tia si fa vedere per dire che sta tornando, poi scompare e dopo poco tempo torna. Bastardo, dove l'ha detto? Bastardo. E l'ha detto qua nella chat in commento. Non l'ho visto, me lo sono Ma perso. no, non è il no, Ah, non è, non è ok. il tizio, è uno che dice, il tizio qualunque dice. È vero, no, ma ha ragionissimo il tizio perché è successo più di una volta che gli dicessi a Fai e a Karim che mi sarei fatto vedere presto e poi sono sparito. In realtà, adesso il tizio non può dire niente perché ha due miei messaggi che stanno attendendo nella sua posta Facebook in cui gli chiedo di vederci con lui e Karim. Perché dovete sapere che noi a Torino avremmo tecnicamente uno studio tutti e tre insieme, uno L'avevamo studiettino. sentita quella storia, ma ormai la davano per leggenda, era tipo la No, caverna del drago. esatto, la caverna di Platone, no, lasciamo perdere. Non lui, non lui. Perdonate la buttata. E comunque no, è viva questa cosa, nel senso che il posto fisico esiste, tra l'altro, ci sono andato l'ultima volta un mese fa. Non vale per E portarci le ragazze, comunque. ah no, allora no, no, no. Evviva, evviva, però pensate a essere già in tre, a dover aggiungere ancora gente, e tra l'altro Karim e Francesco che lavorano quotidianamente, quindi sono ancora più impegnati, diventa veramente una roba impossibile. Però, cioè, forse si vedrà qualcosa un giorno, prima o poi, chi lo sa. Ma Anche perché ogni tanto quel posto lo dovrete aprire per cambiare aria, mica potrà rimanere sì. Ma quel posto è oltretutto, non voglio dire cose che potrebbero mettermi in pericolo, ma è, diciamo, molto vicino, diciamo così, a casa di Yotobi. Quindi è lui quello che la sfrutta di più, infatti ci fa i video quelli suoi, ufficiali. Diciamo che ci arriva a piedi, preferisco non dare ulteriori Indicazione. Sarebbe indicazioni. il Crimson Sarebbe il o Crimson Studio, esattamente. è leggenda, il nome è È leggenda. la leggenda del Crimson Studio, che invece è vivo. È vero che l'ultima volta che ci siamo stati abbiamo giocato tutta la sera a Mortal Kombat, Ah, quindi non è avete stata. portato qualche console dentro? Cioè, questo è un Non è errore stata. proprio. Esatto. Cioè, la Non è stata una domanda. riunione tecnica. Una domanda dei soliti 5 che immagino sia Leonetto, non lo so, ma questo nuovo progetto, non ho capito, verrà caricato nel canale degli Useless oppure nel canale di Tia? Non è nessuno dei due canali, giusto? Esatto. Nessuno dei suddetti.
Sì, appoggerà YouTube, ma la mia intenzione è di tenerlo fuori da YouTube. Ho anche in mente la possibilità di disattivare direttamente i commenti al video per portare tutto sul blog. Adesso devo ancora ovviamente capire se farlo o no. C'è un telefono Sì? che squilla, pronto? Scusate, devo assolutamente rispondere. Allora, se deve assolutamente rispondere, probabilmente sono soldi, o droghe, o alcol, o droga. No, non Beh, ma scherzo. Giacomo, io non so voi, ma io attualmente sono circa 150-200 mila euro con la partnership, quindi. Sì, anche io, avendo, anche se ho pochi iscritti, comunque, sai, avendo girato parecchi viral. Ma poi hai le conoscenze, quindi quello Esatto, conta ho su potuto YouTube. comprare la poltrona grazie ai soldi. Quello sicuramente. Allora, facciamo un attimo una rapida controllata alla chat per vedere se ci sono altre domande. Allora, non l'ho detto con cattiva. Ok, dico che il tizio quando parlava di questa cosa che tu appari e scompari non l'ha detto con No, ma cattiveria. No. lo so, ma perché me l'ha detto anche a me, cioè non era un segreto. Sappiamo che Francesco non si tiene le cose nascoste, non parla No, alle no, spalle, le dice decisamente. decisamente in faccia. L'ho imparato in questi mesi, non a mie spese per fortuna, però l'ho visto scagliarsi contro tutto e tutti. E questa è una cosa che sinceramente apprezzo, anche se alle volte il modo potrebbe essere leggermente più pacifico, quella è una cosa che Ma perché tu sicuramente non senti cosa dice in privato, quindi. non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, ho paura di ascoltare conversazioni o di avere conversazioni private con lui, anche perché avendo lui una grande conoscenza del mezzo, sicuramente ne ha da distribuire su tutti i fronti, probabilmente ce l'ha anche per me, io non le voglio sapere, mi fido. Voglio mantenere un certo distacco da quel punto di vista. Allora, Nel vediamo un po'. frattempo, Sì, dimmi. Giacomo, ho trovato il link Al canale. al DeviantArt di Julien, che anche se non Ok. è aggiornantissimo, qualcosa si può vedere. Lo pubblico in questo momento sulla chat. Ovviamente mi ha detto errore, lo pubblico con uno spazio. Errore. Allora, intanto facciamo così, leggiamolo, facciamo lo spelling. Ok, il link è Fedus, scritto in latino con il dittongo AE, quindi Ok, faedus.deviantart.com/gallery. quindi faedus, lo scriviamo qua, l'ho scritto io, l'ho Ok, perfetto. scritto anche io, e poi qualcuno mi ha chiesto di sapere. Allora, se le mie cuffie sono a KGST, quelle domande tecniche abbiamo chiesto di Ma no. che torno e fate la live tecnica senza di me? No, no, Sono assolutamente. tornato e ho sentito le cuffie a KG. No, è che No. continuano ad arrivare domande a raffica sulle marche delle Ti cuffie. lascio un attimo senza di me, già che. Abbiamo parlato. Intanto abbiamo trovato il canale DeviantArt di Julien. No, la voglio vedere. Ho capito, ma tu qua non stai più lavorando. Cioè, che sei. Era al lavoro, Giacomo, era al Era lavoro. sì, ma sono Oh. arrivati i soldi, Ricky. Che soldi? Come che soldi, dai. Bonifico. Fa finta di non sapere. Quali soldi? Ma sì, dai, quei 2 milioncini per il video che abbiamo fatto. Ah, sì, ma il segretario si occupa di queste cose, sai, io non parlo di soldi. Lui sotto i 10 milioni non vuole neanche saperlo, No, giustamente. sono spiccioli, che cosa sono? Certo. Allora, ti chiedono di spiegargli meglio il nuovo progetto su Photoshop. Poi, siccome questa è la parte che tratterai tu, come pensavi di impostare anche a livello di comunicazione con la gente che ti farà le domande? Allora, mi piace una la cosa. Ripartiamo, riavvio il computer. Ho scoperto un anno e mezzo fa, più o meno quando ho iniziato, un ragazzo americano che si chiama Aaron Hayes, che il suo sito si chiama flern.com. Lo linko perché merita veramente. Scrivo il nome e poi c'è il punto com che dovete aggiungere perché altrimenti non so perché non Penso che funziona. se scrivi punto com a lettere devo scrivere. Probabilmente sì. E io
vorrei basarmi su una cosa simile. Lui fa, ha un rapporto molto più personale. Prima cosa, c'è un video di lui mentre parla e mentre spiega le cose al computer. Perché sembra una cavolata, ma una cosa che a me dà fastidio, diciamo che non è che mi crea molti problemi, ma non mi piace dei tutorial normalmente, che c'è questa vociona in sovrimpressione allo screen capture, allo schermo di Photoshop, e si sente la voce che parla, e questo toglie il rapporto umano. Quindi invece a me piacerebbe parlare sia in camera con le persone che mi stanno guardando mentre faccio questo tutorial, sia fargli vedere, ovviamente, altrimenti non serve un cazzo. Quindi è il doppio lavoro di registrare con due... Quindi esatto. è una critica diretta ai miei video. sì, no, beh, adesso ovviamente quando funzionano funzionano, come nel tuo caso, lo sappiamo benissimo, però... Altra cosa, per esempio, lui all'inizio, in uno dei suoi primi video, e lo farò anch'io perché è una cosa che per forza bisogna fare, spiega l'utilità della tavoletta grafica. Uh-huh. Come puoi spiegare l'utilità di una tavoletta grafica, eppure moltissimi lo fanno male, c'è cioè chi lo fa bene e chi lo fa male, senza farla vedere? Lui riesce, con questa cosa qua, come spero di riuscire poi a fare anch'io, a spiegare fisicamente cos'è, come funziona, perché bisognerebbe prenderla, e bisogna prenderla, comincio ad anticipare, perché senza una tavoletta grafica si fa poco. Ma allora io lo aspetto ancora di più, perché io ho una tavoletta grafica che mi è stata regalata diverso tempo fa, perché fondamentalmente io facevo disegno a mano libera con le matite all'epoca, alla mia epoca, con l'epoca di Giotto, diciamo, un diretto concorrente di Giotto, e mi hanno regalato questa tavoletta grafica, ma avendo lavorato poi tanti anni e disegnato tanti anni col mouse sul computer, quando ho messo la tavoletta grafica al disastro, ho detto no, disegno meglio col mouse. Ah, sì, l'abitudine, però posso confermare, per averlo provato sulla pelle, non nel disegno, perché io disegnare sono assolutamente una capra, anzi spero, visto che il progetto comprende anche il disegno, di imparare io stesso a disegnare grazie al mio progetto. Quando uno si abitua alla tavoletta è difficile tornare al... Ma io adesso non riesco più a aprire Photoshop senza tavoletta attaccata, perché oggettivamente ti abitui a tutta un'altra possibilità di movimento. Aspetterò impazientemente questo tutorial. Riccardo, oltre a annuire, bere e mangiare, pensi di fare qualcosa? Sì, no, stai dicendo... Io sono stanco della live di ieri, perdonami Giacomo. Okay. Ma poi ti vedo tutto lanciato, che devo interrompervi? No, dicevo che io faccio parte di quella categoria di persone che hanno preso la tavoletta, l'hanno provata e hanno detto no, non ce la posso fare. Infatti il mio primo contest davo via la tavoletta. Una usata e sporca e sudata, in realtà usata tipo due volte in vita mia, è rimessa lì, tutta era perfetta, era una Wacom Pen & Touch, non il top, ma insomma quella che ho anch'io. Era comunque, faceva benissimo il suo lavoro. Sì. Tra l'altro, ecco, vorrei dire una curiosità che è un anticipo di quello che dirò poi, penso, in uno dei primissimi video. Per chi volesse prendere una tavoletta grafica e non è un disegnatore, quindi la prende per lavorare con modifica video oppure fotoritocco, eccetera, prendete la tavoletta più piccola che c'è, quindi delle Wacom, la versione S, perché... Questa è la dimensione dello spazio sensibile sulla S. Io uso questa parte qua, cioè riduco ulteriormente, perché altrimenti ci si trova a fare così, e se non si è dei disegnatori ci si trova peggio ancora. Questa è una cosa che normalmente la si scopre dopo aver già speso 100 euro in più per aver comprato la M, quindi è bello scoprirlo prima, ve lo assicuro. Ecco, questo magari è il genere di cose che potrete trovare nei suoi video. Tra l'altro sì. Qualcuno prima ha detto, ma saranno un po' come i tutorial di Francesca Presentini di Fra Frog? Devo dire la verità, io non seguo Fra, quindi non posso dirlo, non lo so. Aspetta. Stai scrivendo lo ammetto, la conosco come non l'ho mai incontrata di persona, ma la conosco come persona perché l'ho vista in diversi video, ma non la seguo. Tra l'altro, adesso, prima di cominciare la live, mi è venuto questo dubbio, ma Fra Frog era lei che aveva partecipato come me al contest, il Pupu contest di Claudio Di Biagio 2 anni fa? Se qualcuno si ricorda, me lo scrive nei commenti. Io mi ricordo del contest, ma sinceramente... Anch'io. Ricordarmi addirittura le entry dei video, delle risposte. Mi ricordo la ragazza che ha vinto, però non ci ho fatto. La ragazza che aveva vinto era un'altra che aveva
Non mi ricordo, è quello il problema, che per quello chiedo. Sicuramente non era Francesca la vincitrice, No, ma no, non lo no. so, io Quello sì. non la conoscevo all'epoca Francesca, quindi magari, però non lo so, mi sembra strano, insomma, glielo chiederei. Mi è venuto questo dubbio 5 minuti prima di Quindi iniziare, era quindi una non ho cosa che ha avuto il provato a tempo di. insabbiare, che non voleva si Esatto, sapesse. beh, voglio dire, ci ho partecipato anch'io e ho cercato anch'io di insabbiare, Come quindi. il canale nascosto di Claudio Di Biagio. Ricordiamo che esiste un canale nascosto di Claudio Di Biagio Con i suoi video recita. dove recita. Quindi, se siete attenti e dei buoni ricercatori anche con Google, potrete trovare delle interpretazioni in teatro di Claudio che in pochi conoscono. Noi, Sequenza 02 fa anche questo servizio di informazione sul web, perché ricordatevi, ragazzi, che tutto quello che è caricato sul web difficilmente sparisce. Anche se magari voi lo cancellate, hanno caricato un video su YouTube e poi lo cancellate, c'è già qualcuno nel mondo che ve l'ha scaricato ed è pronto a ricaricarlo, quindi Normalmente su un altro canale senza crediti. esattamente. Guarda, io non ah, io mi sono ritrovato, ci siamo ritrovati il video di Slender, quello interattivo, caricato su un altro canale, Che diceva che l'aveva fatto che lui. diceva che l'aveva fatto lui. Addirittura. Ragazzi, guardate che cosa vi regalo, eh? Questo è il mio ultimo video. Ore e ore di lavoro, capito? Tu stai là la notte. Oddio, oddio, devo finire, domani devo uscire, Quelli eh? eravamo noi, Giacomo, eravamo noi. Sì, quelli erano. Ma allora, io non so per chi seguisse me, Giacomo, già da un po' che avevamo tanto, tanto parlato di un corto che avevamo realizzato a Torino quest'estate, corto in cui il qui presente Mattia ha partecipato come attore con una grande maglietta di Homer Simpson. Tra l'altro lo voglio dire, questa cosa mi ha stupito quando abbiamo girato, perché io avevo solamente visto alcune puntate, alcune parti di Skypocalypse, poi in realtà, perché poi io Skypocalypse l'ho visto tutto in una giornata quando è uscita l'ultima puntata della prima serie, per farti capire la malattia. E comunque ho notato, cioè, sono rimasto molto sorpreso dalla tua capacità nel recitare. Nel senso che Anch'io. sei rimasto sorpreso. Sono rimasto sorpreso anch'io. Questo forse deriva boh, da tante visioni di tanti film. Ho visto che fai anche le recensioni dei film. Forse questo ti ha lanciato verso la recitazione in maniera involontaria. Non Ma so. un minimo penso che sia anche semplicemente l'abituarsi a parlare davanti a una. Nel frattempo Giacomo sta impazzendo con lo schermo, vedo. Ah, Riccardo che fa ok. vedere delle anteprime del video. Attenzione, Ah, ecco che è lo spoiler! schermo di Riccardo. Oh, che spoilerone. Tra l'altro, anch'io non le vedo, non le ho mai viste io queste immagini, quindi è bellissimo. Questi sono stop dal video, senza correzione tutto, cioè tanta, tanta roba. Che Continuate brutti così. capelli. Cazzo. E Ma che dicevo, è anche testa. questione di abituarsi a stare davanti a una telecamera, insomma, dopo che da un anno che siamo su YouTube, che bello, ragazzi, che bello. Non vedo l'ora di vederlo finito. Anche noi, anche noi, poi ci saranno anche importanti collaborazioni dal punto di vista della post-produzione. Quindi stiamo cercando di fare veramente un lavoro, anche se non rapido, però qualitativamente il più alto possibile, almeno con quelli che erano i mezzi al momento della registrazione, perché comunque erano condizioni abbastanza di emergenza, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione, era abbastanza, diciamo così, non avevamo la mensa, il servizio mensa, non avevamo tutta una serie di cose che di solito le grandi produzioni hanno, però avevamo tanto entusiasmo e soprattutto abbiamo trovato in Torino, veramente secondo me, la città ideale per girare i corti. Che quando Concordo. abbiamo girato quelle scene io mi aspettavo veramente che ci arrestassero, invece sono semplicemente venuti a accertarsi che nessuno si fosse fatto male e ci hanno tranquillamente continuato a far girare. Anzi, mi ricordo che c'era quello che guardava tu con lo sliderino e ti guardava e sorrideva, era molto. E io, giusto così, perché voi non l'avete visto, vi faccio vedere un Giacomo Citro in versione truzza. Con gli occhiali da sole, cioè, che Che poi. voi non lo sapete, ma è la sua versione standard, cioè in giro per Esatto. Torino era così lui. Sì, Molto sicuramente. Poi Terminator.
Cioè, vogliamo ricordarlo così. Poi c'è stata quella scena di... C'era lui che... Ah, non so se posso dire certe cose, ma insomma... Il regista sei tu, quindi puoi decidere tu. Beh, lui doveva scendere dall'ascensore, le porte si aprivano e c'era questa immagine spaccata. Durante le riprese, mi ricordo che Giacomo abbia avuto qualche problema con l'ascensore, e quando si sono aperte le porte, lui si è spuntato fuori con una reflex e si è trovato davanti a una famiglia chiara e comunque un po' dubbiosa. Sì, è stato bellissimo. È stato bellissimo puntare la reflex in faccia ai vecchietti. Cosa non si fa per amore dell'arte? Quindi prossimamente arriverà. Prossimamente sui vostri schermi. E anche sui nostri. No, prima sui nostri e poi sui vostri. Per ore si spera, insomma. Per ore sui nostri e poi per 2 o 3 minuti sui vostri, fondamentalmente. Ok. Va Sì, bene, va qua, bene. usavo la 5D già qua, no, la 550. Questa è l'unica domanda tecnica a cui posso rispondere. Io invece prenderei volentieri in regalo la macchina fotografica che sta promettendo il tizio da 2 ore sulla chat. La Cioè, no, non so l'ho proprio. bannato. Ah no, peccato. Gli ho dato, Peccato perché. è stato il primo ban di sequenza 02. Gli ho dato ben 2 avvertimenti dicendo di moderarsi con lo spam. Che poi io ieri sera ho fatto una live e lui ha fatto un'ora così, uguale. Ma no, Però. ma poi voglio dire, regalare una 550 sul canale di persone così ricche, regala almeno una 5D. Avesse Infatti. regalato una 5D sarebbe potuto rimanere, invece. Una 550. Vabbè, con tutto il rispetto per le 550, Con però. cui noi giriamo, tra l'altro, quindi. Punto. Allora, vi ricordiamo che le live tecniche comunque più o meno le cercheremo di fare almeno una volta a settimana e orientativamente penso intorno al martedì, credo. Sì, Così, per le domande tecniche, poi ragazzi, così ne approfitto per fare un po' di messaggi. Io vi consiglio, io ma anche Riccardo abbiamo più di 2000 contatti personali magari su Facebook. Quindi se dovete fare domande tecniche, vi consiglio di andarle a fare sulle nostre pagine. Facebook, diciamo quelle che si chiamano fan, ma non è che dovete fare i fan, però per fare le domande almeno lì restano impilate, diciamo uno vi può rispondere con calma e senza che vengano disperse tra i miliardi magari di messaggi privati che ognuno di noi riceve ogni giorno, non miliardi, però già che ne arrivano 10 mentre stai lavorando, sicuramente uno o due te li perdi. no, ma Quindi infatti io non per spocchiosità, ma non accetto nessuna richiesta di amicizia che mi arriva sul mio profilo personale perché cerco di tenere le cose separate. Perché se già è successo che gente mi postasse in bacheca domande tecniche e preferisco che tutto rimanga sulla pagina di sì. Slavin Theory per una questione di ordine, di comodità e di chiarezza. Quindi. E tra l'altro mi piacerebbe usare, già che è uscito questo discorso, questa cosa per spezzare una lancia, Spezza, spezza. tu spezza, spezza. spezzerò questa lancia, questo bellissimo termine, a nome di tutti gli youtuber con più di 1000 iscritti, diciamo così, per includerli. Quindi Giacomo, quindi Giacomo non conta in quello che dico, lui è proprio stronzo. È uno stronzo di suo. No, a parte gli scherzi, tutti gli youtuber che sono un minimo patiti, cioè non ovviamente youtuber con 10 visualizzazioni. E normalmente succede che arrivano 1000 messaggi privati, 1000 email, 1000 magari, 1000, un po' di meno, però siamo sui numeri alti, 1000 email, 1000 messaggi privati, 1000 messaggi in chat appena si attiva la chat, come ti dicevo prima, tra l'altro, come vi dicevo prima. 1000 proposte di video, come si dice, suggerimenti di video su YouTube, eccetera, eccetera. E si finisce che a rifiutare queste cose e la gente si dice poi, ma questo è uno stronzo, si attira perché non accetta, perché non risponde ai messaggi. No, la maggior parte delle volte è che fra tutti i messaggi qualcuno scappa, qualcuno non si ha voglia sul momento e poi ci si dimentica, non per cattiveria, ma perché sia un pizza, sia un lavoro, sia la scuola. E non si accettano, come non fate voi, giustamente, amicizie di YouTube, cioè non Giacomo Citro e il signor Sliding Theory, io leggo ufficialmente, non si accettano persone sconosciute che chiedono l'amicizia sul profilo privato perché altrimenti si manderebbe in merda il profilo privato.
esiste un profilo pubblico, il privato sarà privato per un motivo, non Sì, che perché c'ho poi io. non è tanto per quello, è proprio un discorso di praticità, perché Di praticità. io lascio il mio profilo è pubblico sotto ogni aspetto e non ho problemi a accettare magari le richieste delle persone, solamente che poi No, no, quando no, no. arrivano tante domande io sicuramente me le perdo, è più per voi che lo dico, a me non fa la differenza se tu No, ma infatti non chat. è un problema di privacy o altro, perché alla fine non è che bisogna nascondere qualcosa o non si vuole accettare la gente perché bisogna tirarsela, ma perché io faccio un profilo pubblico non per far vedere delle cose, ma apposta per parlare con le persone. Quindi il profilo privato, anzi, lo uso di meno, ci mi connetto di meno il profilo privato che quello pubblico, quindi è solo per quello. Ok, questo era il momento social. Ed è subito viral. Ed è È subito viral, subito. ed è subito social. Allora. No, dicevo, io stesso ho dovuto chiedere aiuto a un ragazzo che tra l'altro è presente adesso in chat, che è Joe Stipper, di darmi una mano a rispondere alle domande tecniche perché iniziavo a non riuscire ad avere più il tempo per rispondere a tutti. È una cosa a cui tengo il fatto che voi sappiate che se mi scrivete io vi rispondo. Però capite che quando iniziano ad arrivare 15-20 domande al giorno e fate che ogni domanda tra lettura e risposta impiega 2 minuti, è già almeno un'ora e mezza, 2 ore dedicate solo alle domande, capite che è dura, quindi insomma Mi fa ridere. Allora, si fa quel che si può. salutiamo Zeno TV Editing che scrive: quanto vi vorrei conoscere, perché non fate una specie di raduno Riccardo Giacomo? Dobbiamo Quindi organizzare io gli sto sul cazzo a questo Zeno esatto. TV Editing. No, vabbè, ma è perché molto probabilmente questi sono tutti i ragazzi che seguono le Ma è rubriche, diciamo, normale, più ma tecniche. poi Però voglio mi dire, se gli pare. sto sul cazzo, capisco benissimo che io mi sto sul cazzo Tra mai l'altro per sarebbe ragione. interessante magari inserirti in qualche live tecnica per quanto riguarda la sezione del Photoshop, Sì, si se potrebbe sei... fare. E Sì, comunque qualcuno ha scritto che ama i tuoi capezzoli, zia, quindi vedi che la gente che ti ama ce l'abbiamo. oddio, ho paura. Posso immaginare chi è? Adesso vado a vedere per Liscio conferma. e riccio, non so Ah, se è un sono Liscio account Riccio, sì. fake di No, no, account. no, 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 sono effettivamente Liscio e Riccio, sono due miei amici che abitano vicino a me, che provano a fare dei video, ma sono scarsissimi. Allora, questo un po' ci anticipa perché noi siamo quasi al termine, mancano una quindicina di minuti e tra poco lanceremo l'angolo della marchetta dove tu dovrai pubblicizzare uno o più canali di tuoi amici. Ovviamente questo sei assolutamente libero di fare nomi noti e non noti. E quindi lanciamo la sigla dell'angolo della marchetta. Te la senti? Sì, direi che me la sento. Ho già paura che di dimenticare qualcuno e di offendere qualcuno. Eccola, la sigla è andata. Ebbene, benvenuti all'angolo della marchetta! Wow! Minchia, allora, l'angolo della marchetta, diciamo un po' di canali. Allora, cominciamo da Liscio e Riccio perché purtroppo hanno scoperto il link di questa live, altrimenti li avrei ignorati molto volentieri. Che sono Liscio e Riccio, trovate il loro commento a 39 secondi fa, copio e incollo il link, che sono dei ragazzi che anche loro sono fermi da un po', ma hanno delle grandissime potenzialità, prima o poi li vedrete compiti insieme a noi. Poi, il secondo canale che pubblico è Joe, perché secondo me è il giovane più meritevole di tutta YouTube. Joe, mi devi poi 10 euro. È veramente bravo, non linko il canale perché non so se c'è un suo commento e non lo trovo, ma Comunque se Joe Stipper, per Joe chi... Skipper. Ma adesso si chiama Jojo, credo, ha cambiato. Questi giovani che cambiano nome, Ma sì, marketing meno infatti. 2.0 proprio. Ovviamente E c'era Joe Stipper perché aveva l'assonanza con Ghostbuster, io facevo Joe Stipper! Tra-tar-tar. l'abbiamo cantata quante Che bello. volte. Vai, Sì. prego. E il terzo ultimo canale che voglio pubblicizzare è un ragazzo, 2 anni più di me, abbastanza bravo, ha cominciato da poco, abita qui a Torino, tra l'altro, e fa recensioni, insomma, cerca di fare queste cose qui, anche se al momento non ha molto successo. Si chiama Yotobi, Yotobi, Ah, con la io Y iniziale.
E andate a vedere, insomma, qualche video, se vi piace iscrivetevi. Ditegli che l'abbiamo mandato noi, insomma, gli farà Sì, piacere sapere. ditegli che siamo stati. Prima di cominciare il video, Andate, andate sul canale di Yotobi, sull'ultimo suo video, e scrivete: complimenti, mi manda sequenza 02. apprezzerà. Così magari la prossima volta l'avremo anche ospite qui, magari parleremo di cinema. Lo sai che sarebbe figo pure fare qualcosa per parlare un po' di cinema, non tecnicamente, proprio così a parlare dei film, delle ultime uscite. Questo sarebbe una cosa interessante. Tra l'altro, l'altro giorno sono andato al Festival del Cinema, anzi, ormai si chiama Festival del Film, mi sa, l'hanno cambiato, qui a Roma. Ho visto tantissime cose belle. C'era l'anteprima di Ralph Spaccatutto, c'erano le cinque tempeste, le cinque legge tempeste, sì, cinque furie, Cinque paure. cinque paure. Insomma, molti film, molti attori famosi, tantissima gente, tutti appassionati di cinema. Tra l'altro, c'era anche lo stand della mia vecchia scuola, l'Istituto per la Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini, che non smetterò mai di pubblicizzare, soprattutto adesso perché sono andato al loro stand ed era pieno di iMac potentissimi. Quando invece andavo io a scuola, c'erano tipo i 386 che non girava nulla sopra. E adesso penso che facciano anche grafica 3D, insomma, tutti corsi molto interessanti. Ho fatto Bellissimo. pure io la mia marchetta, hai E visto? secondo me i soldi per gli iMac se li sono fatti con tutta la marchetta che gli hai dato la sequenza 02. Tutti gli Assolutamente. iscritti. Allora, io voglio adesso annunciare ancora due cose. Prima di Vai. tutto, tu devi sapere che da relativamente poco, ringrazio chi me l'ha ricordato, ma c'è una cosa a sequenza 02 che non ti abbiamo detto, chiamato il test inglese. In cui non so se hai visto la live con Francesca, a un certo punto c'è stata una breve. Perché lo facciamo nel caso in cui l'ospite un giorno vincerà il Next Up, dovrà andare al London Camp e sarà costretto, diciamo, a comunicare in inglese. Prima di questo, però, io so che abbiamo il Riccio che ci sta ascoltando. Tu ci hai L'ho visto parlato, adesso. c'hai parlato in privato di qualcosa che è successa tra lui e Sì, Fancati. infatti volevo proprio dire questo perché ho visto adesso che in chat, quindi merita insomma fare questa cosa qua. Io vorrei chiedere al nostro tecnico audio se è possibile avere una base di Tipo, un po' una base intensa, una base un po'. mi devi dare qualche. Questa è roba intensa. A te A te finale. serve, penso, una cosa un po' più Sul drammatica. romantico, sì, sul drammatico. Din dun 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 ding. Ok, aspetta un secondo che la troviamo rapidamente. Intanto voi fate dell'intrattenimento così. Intanto c'è Riccardo che mi sta scrivendo no in chat su Facebook. Ha paura, quindi è il momento bomba. Ragazzi, sapete che sequenza 02 ha sempre un momento bomba. Aspetta un Tra l'altro non secondo. mi ricordavo, stiamo combattendo per le visualizzazioni con Daniele che fa il programma su Radio Kiss Kiss in questo Ma momento, giusto? veramente? Ah sì? Credo di sì, Vabbè, mi è ma tanto arrivato. non è su YouTube, no? Cioè, No, è no, ma poi partito vinciamo apposta. noi. Vai, Giacomo. 2 anni fa, in una notte buia e tempestosa, quattro ragazzi si trovarono a dormire a casa di un amico. Il nome di questi quattro ragazzi era Mattia, Riccardo, Dario e Simone. Dopo aver mangiato una pasta scottissima, i quattro andarono a dormire insieme. E a un certo punto, Riccardo si svegliò nel mattino, abbracciato tra Simone Fancazzista e Dario Moccia. Din dun 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 din. E adesso puoi mettere la musica invece. No! E insomma, no, c'è stata questa nottata dopo il compleanno mio di Dario e Mr. Reggie che abbiamo fatto insieme l'estate scorsa.
Ecco, la gente si immagina sempre i festini di YouTube con spogliarelliste, coca e tutto. Ma sapete che i festini comprendono quattro ragazzi, una pasta scotta e le coccole sotto il piumone. Questi Il cuore sono. sotto il piumone è tanto tantissimo Resident Evil. È tantissimo Resident Evil. Esatto, al massimo si vede tutti insieme un video l'ultimo video di Will Wush o degli ultimi caricamenti di Daniele Doesn't Matter o queste Sì, cose no, qui. però guarda, su questo devo dire una cosa che è una missione, almeno la cosa a cui ho partecipato io. Di solito c'è il momento tristezza in cui si prendono dei canali tristissimi e ci si fa la compilation dei video orribili di YouTube. Questo bisogna ammetterlo, dei video di veramente tristi e ci si mette lì e ci si fa quattro risate tutti insieme. Così diciamolo, perché un po' bastardi lo siamo noi youtuber alla fine, altrimenti non saremmo youtubers. È necessario, ti fa Altrimenti saremo in sorridere. televisione. Altro che AdSense. Ma io questo qua l'avevo bannato. Cosa? Ah, sì, niente. A volte ritornano, No, 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 Riccardo. la chat ogni tanto. Boh, adesso mi sta facendo leggere i commenti di 17 minuti fa. Così. Chiamate Bene. Condra, allora è più libero di Yotobi. Questo commento è bellissimo per parlare di cinema. Chiamate Condra, che è più libero di Yotobi. Okay, now we got the English moment and the English test. So, Tia, you have to tell us which one you think is gonna be the first video, or, well, actually, another question. Do you think you're gonna have some new videos soon from Useless? Do you have something in mind, like coming out soon, or no, Well, you or? see, I have a lot of things in mind, but it's really, really hard now because Ho molte cose in mente in questo momento. it's hard to find Allora, a big dick in your mouth. Come abbiamo capito che l'inglese ti ha imparato probabilmente su YouPorn. Sono ferratissimo. Però hai preparato anche la pronuncia, non mi sembra male a giudicare, almeno dal mio orecchio ignorante. Tu che dici, Riccardo? Interracial big tits brunette hot redhead. Non cercate queste parole su Questa è internet. live tecnica, Questa sì che è live tecnica, dai. oddio, ci fanno chiudere. Bene, il momento inglese anche oggi c'è stato, è stato molto bello, molto intenso soprattutto. Io stavo per tradurre quella roba. Ottimo, insomma, quanto abbiamo ancora Giacomo della regia? Quanto abbiamo? Tipo 4 minuti. Ok. Dopodiché ci banneranno da YouTube definitivamente. Può darsi, può Tanto il darsi. canale di sequenza 02, quindi è terreno neutro per fortuna. Riccardo, Richard HTT ti fa sapere che ti ucciderà. Giusto? Ah, Immagino che che tu lo voglia bello! sapere, insomma, sono cose Sì, che fa no, piacere. ma tra l'altro, a parte tutto, mi farebbe molto piacere rivederlo perché è appunto dall'altra estate che non lo vedo. Quindi, insomma, sai, Rick, per finire quella cosa che sai. Vabbè, comunque, cambiamo discorso. Che suoni molesti, suoni molesti. Molesti, sembrava, tra l'altro Yeah. sembrava delle macchine, No, credo che non sia delle tipo volpi, gente incazzata. che fa lo stesso rumore della Formula 1, Esatto, quindi. avrà un campionato, insomma, quello. Ok, direi che Che possiamo degenero. iniziare a salutare, ma non prima di avervi ricordato tutti i nostri contatti. Questa è una funzione che farà la mia valletta, Sliding Theory. Bene, allora i nostri contatti sono. Aspetta, che attacco il sexylizer. Ok. Allora, i nostri contatti sono. Abbiamo YouTube. Non ce la posso fare stasera. Abbiamo, vabbè, YouTube, questo canale. Potete iscrivervi, facciamo video in teoria ogni mercoledì, Facciamo video giovedì. divertenti con parrucche. Esattamente. E Iscrivetevi, nuova ricambiamo. stagione, ha nuovi superpoteri, nuove cuccioli, gattini, parrucche, robe Ma tutte. ricambiate l'iscrizione. Assolutamente Ovviamente sempre. ricambiamo, però poi dopo 2 giorni ci disiscriviamo, così almeno. Vabbè, mi sa, se no, Ah, altrimenti se. pare brutto andare poi sul canale e dare iscritto a 1200 canali, numero di iscrizioni 1199. Appunto, questo è A marketing. 150 iscritti, Riccardo regala una 550D. Esatto. Poi ci potete trovare su Twitter con. Vabbè, noi usiamo e dovremmo usare l'hashtag SQ02, poi siamo troppo presi durante la live.
Lancio l'appello per farvi sapere che abbiamo bisogno di una segretaria che ci gestisca queste cose, tipo appunto usare Twitter per interagire con voi. Quindi cerchiamo segretaria. Che potrebbe essere anche una presenza live in diretta che noi utilizzeremo come proprio come bella presenza per attirare gli ospiti più importanti. Quindi quando Perché? uno vai. Esatto, tipo Daniele Dasmetter ha le immagini delle fighe nella copertina, nella miniatura, noi ce l'abbiamo in live, quindi sono cose diverse. Operazione di marketing, il nuovo Marketing marketing. 10.0 proprio. Quindi insomma, poi abbiamo il Facebook, probabilmente la cosa che aggiorniamo di più, sequenza 02 su Facebook, lo trovate, lì aggiungiamo cani e porci, soprattutto i cani. E quindi vabbè, vuoi dire qualcosa prima dell'esecuzione, Tia? Io vorrei fare un bacio ai nostri iscritti che penso siano morti tutti di vecchiaia Un dall'ultimo bacione alla video. mamma. Un bacio alla mamma, un saluto al papà e dai, veramente California. questa battuta ha smesso di far ridere su YouTube, detta da altri e non da Daniele, ha smesso di far ridere circa 2 anni e mezzo fa. Detta qua sopra e non là sotto. No, Detta qua sopra. E quindi niente, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, è stato un piacere partecipare a una live tecnica tenuta da due persone co così sexy. allora, è importante che io ricordi a Riccardo che la live deve essere chiusa da lui e me lo devi dire Sì, prima. ho il mouse qua pronto. Ok, è importantissimo perché ci dobbiamo imparare a sincronizzare per questa cosa, che tu dici sto per chiudere la live e io mando la sigla. Purtroppo questi sono ancora problemi di gestione che stiamo cercando di risolvere. Speriamo, e anzi lanciamo un appello qui a chiunque fosse in contatto con i grandi capi di Google di attivarci assolutamente il Wirecast per le live. Noi siamo molto bravi e siamo presenti e vi faremo monetizzare tantissimo, cari googoliani, popolo Esatto. di Google. Quindi attivateci il Wirecast e vedrete delle dirette forse anche in Full HD, perché no? Chi lo sa? Chi Siamo lo sa? pronti per la Sì. sigla? Siamo pronti? Allora Siamo direi prontissime. che possiamo salutare tutti in coro allegramente e ci vediamo la settimana prossima con Sequenza 02 e forse se fate i bravi anche con una live tecnica. Ciao! Ciao a tutti. Ciao! Sequenza 02, web radio.